Bentrovati ragazzi, ciao a tutti, di nuovo benvenuti al Bar del Calcio. Io purtroppo per voi sono Manuel. Cari amici, benvenuti a tutti voi, vi rubo 10 secondi solo per ricordarvi che è in vendita il mio ultimo libro, la mia ultima opera, è Fuggire per rinascere. Chi è interessato all'acquisto di questo libro è facilissimo, c'è una copertura nazionale di circa il 90%, lo trovate anche in librerie minori, ma il posto più veloce e più rapido per acquistarlo è Amazon, lo store della Mondadori, lo store della Feltrinelli. Oppure, in alternativa, per scoprire tutte le altre modalità di vendita, vi basta andare su Google, digitare Fuggire per rinascere di Manuel Manconi e vi tirerà fuori tutte le opzioni di acquisto per questo libro. Chiaramente, ragazzi, chi lo compra mi faccia sapere cosa ne pensa, perché per me le recensioni e i vostri giudizi sono sempre molto importanti. Un saluto a tutti, ciao! Di nuovo ragazzi, allora andiamo un attimino ad approfondire un argomento che mi ha molto incuriosito, no? Per una società come la Lazio, che di certo non è che se gioca un trofeo, un titolo tutti gli anni, anzi è già parecchi, è un po' d'annetti che non proviamo ad intascarci un trofeo, andare a Riyadh per la Supercoppa italiana è comunque un avvenimento importante. Per carità, come dice Giuseppe Alteri, il nostro Giuseppe Alteri, è una, e come dice anche Sarri, è una coppa che capita, viene messa proprio in un momento cruciale della stagione, che secondo me in parte davvero rischia di falsare l'andamento del campionato per tanti motivi, soprattutto perché se andiamo a vedere dove si incastra e dove si incastrerà soprattutto il recupero per queste quattro squadre che vanno a Riyadh di questa giornata, che non disputeranno la prossima, la 21esima, la seconda di ritorno, raga, va a incastrarsi in mezzo a una situazione di calendario e di partite a dir poco complicate. Quindi chiaramente un conto era affrontare una squadra domenica prossima, un conto andarla ad affrontare tra un mese e mezzo, quando magari potrebbe essere in primis cambiata la sua condizione di forma, tanto per dirne una, magari potrebbe esserci una Lazio che non è in trend positivo come adesso, insomma, e obiettivamente va un pochino ad impattare con la normale regolarità della partita, dobbiamo dire del campionato, dobbiamo dire la verità. Detto ciò, poi della Supercoppa ne parleremo, degli aspetti economici, di una decisione di come l'Italia si vende all'estero e quant'altro, ma di questo poi, ripeto, magari farò un altro video al momento giusto. C'è un indizio. Intanto, per quanto riguarda Basic, è stato confermato alla Salernitana. Su Candreva, i rumors che mi sono arrivati, per ora non ho ulteriori aggiornamenti. Potrebbe essere anche una cosa delle ultime battute di mercato, ragazzi, non lo so, però qualche cosa ancora bolle in pentola. Io ringrazio chi mi scrive, Manuel, fammici sperare, così mi illudi, per favore. Ragazzi, io vi dico quello che mi dicono, non mi invento niente. Se a me un giornalista che sento nella giornata di sabato mi riferisce una cosa, io la elaboro e poi ve la dico, sono sincero, senza fare troppi giri di parole. Quindi per ora sul fronte Candreva non ci sono novità, mettiamola così. C'è però un indizio che secondo me non va trascurato in casa Lazio. Lazio che è partita per Riyadh, e c'è un elemento della società che non si muove e rimane a Roma. E che elemento? Sto parlando del nostro direttore sportivo Fabiani. Questo potrebbe essere indizio importante. La Lazio, indizio che magari c'è, si sta cercando a imbastire una trattativa, un acquisto del quale adesso magari ancora non siamo a conoscenza. La Lazio come si muoverà in questo mercato? Tanto parlo, ma il mercato praticamente, ragazzi, tra 15 giorni è finito, meno male, dico io, perché il mercato a gennaio
soprattutto quest'anno, lo vedo più come un disturbo. Come si muoverà la Lazio? Prenderà calciatori. Qualcuno afferma che la Lazio ha fatto sempre così. No, prenderà calciatori solamente se andranno ad accrescere il valore della rosa. Prendere giusto per prendere, come la Lazio ha fatto tante volte, e c'è una lista enorme dei giocatori presi che hanno visto il campo una volta e mezzo. Quindi questo non vuol dire acquistare solo per rinforzare la squadra, ma acquistare a cacchio di cane, perdonatemi. Quindi una Lazio che andrà ad acquistare un'eventuale pedina, perché di una parliamo, non ce ne sta due, tre, non credo proprio, un'eventuale pedina solo se si incastra correttamente in ambito economico. Vabbè, con la Lazio lo sappiamo come stanno messe le cose, ma soprattutto solamente se è davvero un giocatore che può andare a dare un aiuto in termini qualitativi alla squadra e a Sarri in primis. Il fatto che Fabiani sia rimasto a Formello e non sia partito per Riyadh è molto indicativo, perché come ben ricordate, a differenza della nostra recente storia, accanto all'Odido non mancava mai una persona che era il vecchio DS Tare. Anzi, spesso c'era Tare e c'era l'Odido. Il fatto che adesso Fabiani invece non sia andato con Lotito vuol dire che a Fabiani o che Fabiani ha deciso di fermarsi nel quartiere operativo di Formello per cercare di studiare qualche mossa. Allora, sono onesto fino in fondo. E censo infatti le informazioni che mi sono giunte riguardo la Salernitana. Io non ho niente, 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 niente. Pensate che c'ho Giacomo che mi chiama tutte le mattine, perché Giacomo sa quali sono le mie fonti, quindi sa che non dico cazzate. C'è Giacomo che mi chiama tutte le mattine e, ragazzi miei, tutte le volte mi dice: Manuel, ce l'hai qualche speranza? Ce l'hai qualche cosa da dirmi? Ce l'hai? No, zero. E io non dico cavolate, è così. Ma com'è possibile? La Lazio 0? Sì, la Lazio 0. La Lazio 0. No, devo ancora accendere la luce, che ancora non è giorno bene bene. Questa è la situazione Lazio. Però, ripeto, come accade sempre, la Lazio magari sta cercando di trovare, di beccare un'occasione di mercato last minute. In questo la Lazio, cioè noi tifosi, ci ha proprio abituato a go-go a questo tipo di situazioni. Ecco, potrebbe essere una situazione last minute questa cosa qui di un acquisto in extremis che sia, ripeto, questo è fondamentale capirlo tutti, costruttivo. Ma ho una sensazione che avverto che il tifoso laziale ormai si è imparato a capire come la Lazio si muove, ma soprattutto com'è il mercato invernale. Nel senso che, se è vero che fino a qualche anno fa ci si creava sempre grandissime aspettative, adesso no. Adesso no. Adesso stiamo tranquilli, sereni, lo viviamo con serenità. Se capita qualcosa, bene. Se non capita qualcosa, amen, perché tanto sappiamo come funziona con la Lazio. Ecco, questo non vuol dire, secondo me, arrendersi a un destino già segnato, bensì, secondo me, significa capire, avere l'intelligenza di capire il momento, essere intelligenti. Ecco, e in questa sessione di mercato, secondo me, questo è un atteggiamento giusto da avere. È un atteggiamento corretto. Ecco, adesso non è il momento di crearsi illusioni, adesso è il momento, soprattutto per il tifoso laziale, di rimanere ancorato alla realtà, che poi tanto brutta non è, diciamoci la sincera verità, non è proprio una brutta realtà. Siamo davvero obiettivi, eh? Questo è quello che sta dicendo il campo, ecco. Quindi viviamo questo momento con serenità, ripeto, mo viene sta pausa de sta Supercoppa, ma il contenuto di questo video era incentrato soprattutto su un'indicazione che per me non è affatto trascurabile. Vi ripeto quello che so io: trattative zero, a parte questo approfondimento che si sta portando avanti con la Salernitana per Candreva, ma non ho aggiornamenti in merito a questa cosa.
invece il fatto appunto che Fabiani sia rimasto a Formello potrebbe essere indicativo di una trattativa in essere che si sta cercando di strutturare per poi chiuderla al ritorno di Lotito da Riyadh, speriamo il più tardi possibile. Questa era la notizia, questo era il contenuto principale di questo video. Mi fermo qua, vi mando un carissimo abbraccio ragazzi, vi auguro un buon proseguimento di giornata a tutti voi.